All'interno del boccale mettiamo 10 g di lievito di birra fresco. Aggiungiamo 250 g di latte freddo, 130 di acqua, sempre fredda, una bella cucchiaiata di zucchero e ora facciamo sciogliere il lievito. Come vedete, si crea una schiuma. Aggiungiamo 250 g di farina 00, 250 g di farina Manitoba. Ora impastiamo a una velocità minima per almeno 10 minuti. Nell'arco dei 10 minuti, dopo che si è creato il panetto, aggiungiamo a filo 25 g di olio d'oliva, poco alla volta. Aggiungiamo 15 g di sale fino. E completiamo in questo modo sino al terminare dei 10 minuti. Mettiamo un po' di olio evo sul piano da lavoro. Ora prendiamo l'impasto e lo schiacciamo cercando di ottenere un rettangolo. Dopodiché facciamo la prima piega, quindi portiamo qua e sigilliamo, prendiamo questa parte, tiriamo e la mettiamo sopra in questo modo, poi questo lo portiamo al centro e anche questo al centro. Rigiriamo sino ad ottenere una palla. Quindi facciamo questo movimento sino ad ottenere una bella palla, soffice soffice. Ora copriamo e lasciamo riposare in questo modo per almeno 2 ore o sino a quando raddoppia il volume iniziale. All'interno di questo recipiente ho messo della passata di pomodoro, poi aggiungiamo un po' di origano, un po' di pepe e un filo di olio evo. Mescoliamo. Mettiamo la pellicola o il coperchio e lasciamo insaporire questi ingredienti. Ecco qui l'impasto che ha lievitato. Ora andiamo a ricavare delle palline di circa 150 grammi l'uno. Ecco qui i nostri pezzettini. Sono usciti 7 pezzetti di impasto. Come vedete, sono ben ricchi di aria. Guardate un po' quante bollicine ci sono. Ora prendiamo una pallina e procediamo come al solito, quindi portando l'estremità verso il centro in questo modo. E dopo fare questo movimento sino appunto a riportare l'impasto tutto al centro e dopo dobbiamo ricavare una pallina. Allora vi faccio vedere. Quindi questo è il solito movimento per ottenere una pallina, però ora vi faccio vedere con un altro impasto. Quindi prendiamo bagniamoci un po' le mani di olio perché l'impasto è molto morbido. Dopodiché portiamo verso il centro. Cerchiamo di non smontare, di non far scoppiare molto le bollicine. Quindi facciamo questo movimento così. Dopodiché facciamo o così
per ottenere una pallina iniziale e dopo così. Come vedete, ci sono tutte le bollicine. Procediamo in questo modo con tutti i pezzettini Qui ho d'impasto. una teglia che ho oleato per bene. Ora andiamo a disporre in modo distanziato le nostre palline di impasto. Ecco qui le nostre palline distanziate. Ora ho messo la pellicola trasparente e lascerò riposare, rilassare queste palline per almeno 30 minuti. Ecco qui le nostre palline lievitate. Ora bagniamo le mani in acqua e olio e iniziamo a schiacciare le nostre pizzette. Dobbiamo ottenere uno spessore di circa 1 cm. Ho spostato le palline in un'altra teglia, così possiamo allargarle con più facilità e non si attaccheranno. Prendiamo la nostra passata di pomodoro aromatizzata e la spennelliamo prima su tutta la base. In questo modo, anche sui bordi, mi raccomando. Ora, una volta che abbiamo spennellato in questo modo, possiamo mettere la salsa più abbondantemente verso il centro. Essendo delle pizzette, quindi va una bella quantità di salsa. Ed ora aggiungiamo del sale fino. Il forno è alla massima temperatura, ora possiamo infornare le nostre focaccine. Dobbiamo mettere le focaccine proprio sulla parte bassa del forno e dobbiamo farle cuocere per circa 5-6 minuti. Dopo 6 minuti che hanno cotto il sotto, cospargiamo le nostre pizzette di mozzarella. Dopodiché le cuociamo verso la zona del grill per altri 5 minuti. Quindi zona grill e le facciamo cuocere altri 5 minuti. Che dire, spero che questa golosissima ricetta vi sia piaciuta. Ci vediamo con la prossima ricetta. Ciao!